Ci troviamo ad Ortanova, in provincia di Foggia, ed in particolare nel sud della provincia di Foggia. Questa è un'area particolarmente vocata per la produzione di carciofo ed in maniera particolare per il carciofo precoce. La precocità in questa zona è una esigenza che hanno avuto gli agricoltori per riuscire a sfuggire a quelle che sono le gelate che tipicamente negli anni passati arrivavano nel mese di novembre. Ed è proprio dalla difficoltà legata al rischio di gelate che gli agricoltori di questa provincia sono riusciti a trarne un notevole vantaggio, facendo del carciofo una coltura precoce e arrivando per primi sul mercato italiano. Le prime testimonianze storiche fanno risalire la presenza del carciofo in questa zona agli inizi dell'Ottocento, ma in realtà la coltivazione vera e propria ha preso il via nella seconda metà del Novecento, grazie anche a dei produttori che provenivano da Mola di Bari che hanno introdotto in questa zona il carciofo. Oggi siamo in compagnia di Giuseppe Maffione all'interno di un suo campo della nostra varietà Capriccio. Ed è infatti proprio Capriccio che nel nostro assortimento rappresenta una delle varietà, se non la varietà più precoce che meglio si adatta al ciclo autunnale che si ha nell'areale foggiano. Infatti il Capriccio solitamente viene trapiantato verso la fine di giugno o gli inizi di luglio per arrivare in produzione già in questo periodo. Qui possiamo notare su queste piante che Giuseppe ha già compiuto il primo taglio e anche il taglio di alcuni secondari. E questa pianta inoltre dà la possibilità di poter fare il secondo raccolto in primavera. Giuseppe è stato uno dei primi agricoltori in questa zona a coltivare il carciofo ibrido. Ormai coltiva Capriccio da circa 12 anni, da quando ancora era una varietà siglata. 41-46, ed è stato uno dei primi a capirne l'elevato potenziale e l'elevato valore aggiunto e l'elevata qualità che la coltura ibrida riesce a dare. Ma adesso voglio lasciare la parola proprio a Giuseppe, il quale, da coltivatore esperto qual è, ci racconterà qualcosa in più riguardo al Capriccio. Buonasera, sono Giuseppe Maffione, è titolare della mia azienda e produco carciofo ibrido da più di 10 anni. Ho iniziato con l'Opal, poi siamo passati al Capriccio, in quanto è una varietà tra le più precoci, quindi si addice alle nostre esigenze della zona e anche dei mercati, in quanto con questo carciofo oggi, dopo tante difficoltà iniziali che abbiamo superato, riusciamo a fare tutti i tipi di lavorazioni, quindi il mercato del fresco, il mercato dell'industria, anche il surgelato, le vaschette, cioè si riesce a fare tutto. Quindi è diventato un carciofo abbastanza redditizio, anche perché come produzione equivale anche ai vecchi impianti di carciofo, quindi a volte pure li superiamo. Più di questo non possiamo chiedere, diciamo, una pianta di carciofo che ci fa la qualità, la produttività, penso sia forse il futuro del carciofo, a meno che non esce qualche altra varietà. Lavorate sempre. Io quando ho iniziato perché coltivando carciofo da tanti anni, a un certo punto i terreni erano stanchi e serviva qualcosa di diverso. La fortuna è stata che in quel periodo abbiamo conosciuto Vito, che era all'epoca il responsabile, quindi, della promozione di questi carciofi, e abbiamo fatto le prove che c'erano da fare e quindi siamo arrivati che abbiamo una pianta che riesce a produrre anche in terreni stanchi. Giuseppe, grazie infinite per la tua ospitalità e per la tua testimonianza. Sono Daniela Pucillo, sales specialist carciofo per il Centro Sud Italia. E vi ricordo che per qualsiasi informazione potete contattarmi personalmente oppure visitare il nostro sito internet. BASF. We create chemistry.